Es ist immer der Mensch, der die Sicherheit ein Problem verursacht. Das heißt, wir haben am meisten Störungen zu verzeichnen beim Ein- und Ausstieg der Menschen. Die verursachen am meisten Störungen, weil sie nicht korrekt ein- und aussteigen. Das ist der häufigste Grund. Aber die Bergbahnen selber sind technisch wirklich in einem hervorragenden Zustand in der Schweiz. L'associazione Funivie Svizzere conta 350 membri. La nostra associazione rappresenta le funivie nel loro complesso in Svizzera. Non conosco le circostanze dell'incidente di Mornera, ma quello che ho sentito dire è che non è stato grave. È sorto un problema tecnico, un problema elettrico, e la sicurezza degli ospiti non è mai stata toccata. Nell'ultimo incidente a Glacier 3000 le persone nelle cabine potevano essere trasportate anche con il generatore di emergenza, ma ci voleva comunque del tempo per effettuare la riparazione elettrica. Allora hanno semplicemente trasportato tutte le persone dalla montagna alla valle in elicottero. Un bel volo in elicottero, insomma, ma non è mai stato un problema di sicurezza. Non era nemmeno necessario recuperare gli ospiti dalla cabina, ma si tratta di una procedura standard per situazioni di questo tipo. Tutti gli incidenti, tutte le interruzioni, i disturbi gravi sono segnalati dall'operatore dell'azienda direttamente all'Ufficio Federale dei Trasporti. E poi l'Ufficio Federale dei Trasporti ogni anno a tenere una statistica degli incidenti. I numeri ci dicono che le funivie sono in realtà il mezzo di trasporto più sicuro in Svizzera. Il mezzo di trasporto più sicuro, cioè quello con il minor numero di incidenti, molti meno rispetto ai treni, ai tram, agli autobus e alle automobili, ovviamente. Questo è molto, molto importante per noi. La sicurezza e le condizioni di salute delle funivie in Svizzera sono molto buone. Tutto è standardizzato, tutto è a norma. Ci sono norme europee da rispettare e, dove non ci sono norme europee, ci sono norme svizzere. Tutto parte già in fase di progettazione della funivia. Tutto deve essere testato e costruito secondo questi standard. La cosa continua anche quando si tratta dei controlli. Controlli che vanno eseguiti quotidianamente, mensilmente, annualmente, ogni 3 anni, ogni 6 anni, ogni 12 anni. Tutto deve essere controllato e riparato o sostituito. C'è una lista e un programma dell'Ufficio Federale dei Trasporti e, naturalmente, ci sono pure regolari controlli operativi, così si chiamano. Significa che tutte le funivie in Svizzera sono ispezionate dall'Ufficio Federale dei Trasporti ogni 5 anni. Sono sempre loro a controllare se le ispezioni sono state effettuate e se sono state fatte correttamente. Queste norme sono importanti, ma poi naturalmente c'è un punto centrale, la fune, perché una volta in cabina siamo tutti appesi al filo. È il tallone d'Achille, quindi è molto molto importante. I dati tecnici del cavo sono calcolati meticolosamente. A seconda dell'altezza e della lunghezza, a seconda del carico e della pendenza, si calcola quanto deve essere spessa e poi si dice ok, questo è ciò che la fune deve sopportare. Da qui si calcola una tolleranza 4 volte maggiore. La fune ha questa sicurezza multipla. È possibile appenderci 4 volte il peso calcolato. Oltre il 70 e il 73% delle frequenze avvengono in inverno, mentre il 27% in estate, a livello nazionale. Il Ticino è esattamente l'opposto, il 74% in estate e il 26% in inverno. Ci sono grandi differenze regionali. Abbiamo 25 milioni di persone all'anno che utilizzano le funivie. Le persone devono avere una bella sensazione quando salgono sulle funivie. Ho visto che ci sono persone che hanno paura o sono preoccupati, ma per quanto riguarda la sicurezza delle funivie, anche quelle più vecchie, su quello non ho dubbi. Quando vediamo che tutto è pulito e ordinato anche nelle funivie più vecchie, siamo sicuri che le funivie stesse sono molto sicure. Non abbiamo mai riscontrato problemi di sicurezza da parte degli ospiti sulle funivie.